Oggi parliamo di Turchia, destinazione vicino all'Italia, quindi raggiungibile con poche ore di volo, utile anche per vacanze più brevi rispetto alla settimana, destinazione molto attrattiva, oltre che per il golf, anche per concetti di archeologia, cultura e storia in generale. Di Turchia ci parla oggi il nostro collaboratore Matteo Prati. La Turchia è, in senza ombra di dubbio, il ponte tra Europa e Asia e quindi ha una forte connotazione storica, culturale, che viene trasmessa in tantissimi siti archeologici sparsi principalmente sulla costa del Mar Mediterraneo, come Efeso, ma altri aspetti ancora più interessanti nell'entroterra, come la Cappadocia, con queste zone dei cammini delle fate, le città sotterranee, piuttosto che tutte queste chiese rupestri della Valle di Goreme, e arrivare poi invece alla capitale Istanbul, che è qualcosa di unico, di eccezionale. In Turchia trovi 20 campi da golf, soprattutto nella zona di Antalya. Due di questi sono praticabili anche di notte, perché sono interamente ovviamente illuminati. Ci sono tantissime poi opportunità, quindi resort di altissimo livello, nei quali soggiornare anche per chi non desidera fare semplicemente un'attività legata al golf. Il periodo consigliabile è sicuramente dalla primavera all'autunno, quindi generalmente è questo il periodo climaticamente migliore per poterci andare, mentre tutto il resto del paese è visitabile praticamente tutto l'anno, con delle peculiarità ovviamente climatiche differenti a seconda della zona. Vi consiglio di andare in Turchia a giocare a golf per l'ospitalità all'ennesima potenza da parte dei turchi, per le strutture ricettive, per i campi che sono fantastici e per il clima ottimale.